Buon pomeriggio da Ospedaletti, sono qui in compagnia di un grande pilota ed anche amico, Gianfranco Bonera. Prima ho intervistato Giacomo Agostini, volevo sapere se c'è sempre lo stesso clima di competizione di una volta. No, adesso non più. Siamo diventati anche dei buoni amici, quando non ci sono degli interessi in comune si riesce anche ad avere un rapporto d'amicizia e di stima, in modo più che altro, che è la cosa più importante, avere stima uno dell'altro, che è la cosa più fondamentale. Certo, e cosa ne pensi di questo circuito che fanno ogni 2 anni? Ti piace partecipare? Da tanti anni che partecipi? Beh, direi che è un modo come un altro per ritrovarsi un po'. È vero che poi alla fine vedi sempre le solite persone, però se non altro è un modo per tenersi vivo, per far girare le moto, far vedere le moto alle persone, alla gente, ed è un modo così anche per attirare un po' di curiosità da parte di persone, di turisti e anche di appassionati. Cosa potresti dire ai ragazzi che si mettono adesso sulle 2 ruote, possono avere le stesse possibilità che avete avuto voi? Ma io sono... La cosa più importante di questo sport è la passione, cioè vedo che adesso, non so, ma in tutti i campi, la nuova generazione, non so, vedo che sono appassionati solamente a delle cose un po' voluttuose, un po' così, non c'è una passione vera e propria per qualcosa di importante che li realizzi, sono un po' così, sono più attratti da miti e vedo che insomma, mi pare che la passione, come la intendo io, vuol dire viverci, non dormire per cose, farsi dei sacrifici. Vedo che adesso viene meno questa cosa qui. Certo, è vero il detto donne motori, gioie e dolori? Beh, è vero, ma è attuale ancora adesso. Le donne hanno sempre dato, cioè, una donna può essere la tua fortuna o la tua rovina, e così anche la moto più o meno, no? Grazie Gianfranco. Ciao.